Quanto è importante il conteggio delle calorie? Prima di andare avanti, ti invito a lasciare un like al video e ad iscriverti al mio canale YouTube per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Contare le calorie è molto importante in una dieta, che essa sia dimagrante o meno non fa differenza. Quanto si mangia, quindi la quantità di calorie che si ingeriscono in una giornata, è fondamentale per mantenere il peso sotto controllo. Ma contare le calorie non è l'unica cosa da considerare quando si parla di alimentazione sana e corretta, perché ok che il peso dipende dalle calorie, questo in linea di massima, a meno che non ci siano delle patologie, perché se sono presenti alcuni tipi di patologie specifici, come per esempio può essere un'insulino resistenza piuttosto che altre patologie metaboliche, il solo conteggio delle calorie spesso non basta e anche una dieta ipocalorica spesso non funziona. Ma queste sono delle situazioni particolari che diciamo, non influenzano la maggior parte della popolazione. Diciamo che in linea di massima appunto il conteggio delle calorie è sufficiente per mantenere il peso sotto controllo, quindi se si vuole dimagrire bisogna mangiare meno calorie di quante se ne brucino durante la giornata. Se si vuole mantenere il peso costante si mangeranno le stesse calorie più o meno di quelle che si bruciano, se si vuole invece aumentare di peso si mangeranno ovviamente più calorie di quelle che si introducono. Questo però non è sufficiente, come dicevo prima, perché noi non siamo solo un numero sulla bilancia. Il peso è importante ovviamente, ma la salute dipende da quello che mangiamo, oltre da quanto mangiamo. Quindi contare le calorie è sicuramente importante, ma è molto molto importante ed è assolutamente fondamentale anche queste calorie come sono distribuite tra i vari macronutrienti, quindi quante proteine si mangiano, quanti carboidrati e quanti grassi, ma anche le fonti di questi nutrienti sono fondamentali per il nostro benessere. Perché ovviamente se parliamo per esempio di carboidrati, tutti i carboidrati che noi assorbiamo forniscono 4 calorie per grammo, però gli effetti che ha sul nostro corpo lo zucchero, che è un carboidrato semplice, che ha degli effetti praticamente negativi sul nostro corpo se assunto in quantità eccessive, rispetto agli effetti che hanno i carboidrati complessi che provengono per esempio dai cereali integrali o dai legumi, ha effetti molto diversi sul nostro organismo. Stesso discorso per tutti gli altri nutrienti, per esempio i grassi. Ci sono grassi e grassi, per quanto un grammo di grasso, a prescindere da quale sia, apporta 9 kcal per grammo, ma la qualità dei grassi è molto diversa. I grassi insaturi, come possono essere quelli dell'olio d'oliva, gli omega 3 del pesce, eccetera eccetera, hanno un effetto sul nostro organismo che è molto diverso da quello che hanno i grassi saturi, o peggio ancora quello che hanno i grassi trans. Tipo i grassi trans sono dei grassi assolutamente deleteri per il nostro organismo. I grassi saturi hanno il loro perché, hanno la loro funzione, quindi non vanno demonizzati a prescindere, perché anche loro hanno una funzione nel nostro organismo. Un eccesso di grassi saturi è ovviamente un problema, ma è un eccesso di qualsiasi cosa comunque un problema, però ecco appunto che le fonti di grasso sono importanti e diciamo 10 grammi di burro scadente rispetto a 10 grammi di olio d'oliva di qualità hanno un impatto molto diverso sul nostro organismo. Quindi bisogna assolutamente contare le calorie per poter raggiungere un obiettivo che sia di dimagrimento o meno, ma queste calorie vanno gestite con gli alimenti corretti nelle quantità opportune, perché non basta dire devo mangiare 1500 calorie. Queste 1500 calorie devono essere di tot carboidrati, tot grassi e tot proteine, e questi carboidrati, grassi e proteine devono provenire da alimenti sani e corretti. Bene, per il momento io mi fermo qui, un caro saluto e mi raccomando, sempre carichi e motivati.